Stasera si sono esibiti un po' tutti e abbiamo visto, come si diceva, veramente una Monteliprocida che è viva, che è forte, che guarda avanti, che vuole cambiare e che ovviamente dalle origini, dalla cultura, guardandosi dentro, guarda il suo futuro. L'amministrazione, naturalmente, al passo con i tempi, ha cercato con questa struttura di dare un tetto ai tanti giovani che l'hanno sempre reclamato. Non è terminata, c'è ancora tanto da fare, ma noi ce la faremo. È un impegno che anche questa sera ribadiamo e voglio nuovamente ringraziare la Proloco per aver messo insieme tutte queste energie e i tanti giovani che si sono sacrificati durante questo periodo e mi sia consentito di dire che tutto questo è stato possibile grazie allo sforzo di tutti, ma in particolare all'impegno quotidiano di Vincenzo Lucci. È stato uno di voi, tra l'altro, un ragazzo che viene dal vostro mondo e che veramente forse è l'uomo giusto al posto giusto. E per questo, quindi, veramente un grazie, Vincenzo, per questa vostra. Io prima di iniziare noi abbiamo pensato un po' a tutti quanti voi, allora loro hanno lavorato insieme a me, anzi io comincerei a lasciare subito la parola all'organizzatore in primis, il presidente Carlo Augusto della Proloco. A me devo soltanto fare un ringraziamento personale e particolare a nome della Proloco a tutte le associazioni che quest'anno si sono prodigati veramente con i loro spettacoli per queste belle serate che abbiamo trascorso insieme. Il risultato secondo me è quello che avete visto, sotto gli occhi di tutti, sono circa 1500-1600 persone che si sono seduti su queste seggiole durante queste serate e che mi fanno sperare che l'anno prossimo, la prossima edizione possa essere fatta ancora nel migliore dei modi, con l'aiuto dell'amministrazione, ma soprattutto con l'aiuto di tutti i ragazzi delle associazioni, che veramente a cui va un applauso grande e un ringraziamento da parte mia e tutte le associazioni senza esclusione di nessuno. Grazie e buonasera. Allora, niente, soltanto noi abbiamo più volte discusso, già detto quasi tutti in questi giorni, quindi stasera anche il sindaco penso che ci metteremo a premiare tutti coloro che hanno reso possibile tutto quanto è previsto in questi giorni. Io una sola cosa volevo dire a Carlo come portavoce di tutti i ragazzi, per quanto riguarda il lavoro profuso in questo periodo è ben pagato per tutto quello che ci avete fatto vedere e che è quello che avete realizzato questa sera. Quindi, un'ultima cosa, l'anno fa sempre su un palcoscenico diverso da questi, i ragazzi fecero un piccolo tranello, no? Dissero a noi l'amministrazione attraverso di me di una sorta di provocazione di procurare prima possibile un teatro per potersi esibire. Ebbene, qualche volta la politica mantiene anche le sue promesse. Detto questo, io passerei alle educazioni. Le relazioni con ovviamente l'aiuto sia del sindaco che di Carlo, mi sostituisco un attimino a Mario visto che questa sera ne avete avuti tanti di presentatori, cominciando proprio con la prima associazione che si esibisce, noi andiamo in ordine di cronologia e poi diamo un'ultima premiazione alla Proloco, quindi l'associazione Arche con i suoi rappresentanti. Giuseppe Familiani che rappresenta l'associazione a te, grazie veramente di tutti. La prossima sempre, ecco, in ordine di scaletta, nel senso che in questo programma teatrale abbiamo creato una sorta di scaletta, è appunto l'associazione Rione San Giuseppe, che invitiamo tutti i rappresentanti sul gruppo. Sta arrivando, sì, lo so, lo inizia ad arrivare.
abbiamo pensato una cosa per il prossimo anno, scusate le emozioni. No, attenzione, questa è la prima volta che Ilma parla davanti alle persone, quindi già per il suo lavoro. Abbiamo pensato di farlo più tante, uno ogni giorno, in tutti i 9 giorni, così per i ragazzi. Sarebbe una cosa ideale e piacevole, sicuramente. Allora, resta qua, e la prossima è appunto l'associazione Ieneati. Eccolo qua! Mario Cantano, quindi grazie al centro del sindaco. Per Mario veramente congratulazioni e grazie di tutto. Continuando, è la volta dell'associazione Mondo Selenia e Territorio. Il presidente Mario Caranante che sta arrivando, ospiti di questa manifestazione del Proloco, di questa rassegna teatrale. Ecco qua, Mario Caranante, premiato dal sindaco, grazie anche a te Mario, sempre continuando, e la volta per premiare un'associazione che ieri si è esibita su questo palcoscenico, appunto la parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo con la I, quindi che il rappresentante che dovrebbe essere, eccolo qua, i giovani premiati sempre dal sindaco dell'associazione, Beccato di Sadarga, cioè anche ieri abbiamo avuto l'opportunità di premiare la maestra Marisa Pevola, e continuando ancora, no, c'è cioè un'altra, questa la diamo per l'ultima. Sì. E avessi appunto della località Cappella, il rappresentante dell'associazione Domenico Caranante, premiato Don Andrea, scusami, premiato dal sindaco. Ecco qua, perfetto, sul lato, e adesso è la volta dell'associazione Vivi l'Estate, che attraverso la famosa tremolata scuola, per i vari apporti dati a questi ragazzi, ha avuto il parte integrante di questo progetto. Credo che ci sia il presidente dell'associazione Vivi l'Estate qui in sala, credo, ecco, sta arrivando qualcuno, sì, sta arrivando una rappresentanza, diamo sempre al sindaco la targa per la premiazione. Sulla targa abbiamo inciso poche righe per l'impegno nell'incentivare la cultura e la creazione nel nostro comune. Con viva gratitudine e ricordo appunto il laboratorio delle arti. Ecco qua i ragazzi di Vivi l'Estate, Monica tra l'altro la ringraziamo doppiamente per ciò che ha fatto, nonostante quello che si dica, ha fatto un notevole sforzo nei giorni del 6 gennaio a Cappella nel presentare, nel quindi garantire il percorso a tutti i 200 visitatori. E adesso premiamo come l'arrivo dell'evento al sindaco l'associazione madre, diciamo quella che ha organizzato l'intera rassegna, ovvero la Proloco con il presidente Carlo Agioni. Credo che ci siamo detti tutto, se il sindaco vuole chiudere va bene così. Allora io non vorrei chiudere io, faremo chiudere sicuramente a Mario che io vi ringrazio di tutto quanto e a risentirci presto.